Buongiorno, benvenuti o ben ritornati in un nuovo video su casa e dispensa. Come vedete dalla borsa e come avete letto dal titolo, oggi facciamo scorta di detersivi e tutto quello che mi serve per la casa. Avevo finito un bel po' di prodotti e quindi vi faccio vedere cosa ho preso per me, per la pulizia, sia della casa che personale. Vado subito. Scusate se mi sentite un po' così, ma sono appena tornata dalla palestra e sono distrutta. Comunque, detto questo, e vi chiedo scusa, ma dalla finestra entra un sole pazzesco oggi, si sta anche molto molto bene. Vabbè, detto questo, ho preso il bicarbonato di sodio, sono stata sia Eurospin che al Max Factory, comunque bicarbonato. Poi ho preso sempre Eurospin, ho preso queste Amo Essere Eco, è la prima volta che le provo, della Dexa, sono 40 tavolette per la lavastoviglie, non le ho mai provate, anzi se voi le avete già provate fatemelo sapere qua tramite commento come vi siete trovati. Poi ho preso carta igienica sempre della stessa linea Amo Essere Eco, carta igienica semplicissima. Poi guanti, che sto guardando adesso, ho sbagliato a prendere la misura, mi serviva una M invece ho preso una L, vabbè, fa niente. Poi fazzoletti, che li ho già aperti perché non ne avevo più, questi qua che sono super morbidi sul naso, sono davvero delicati, e questi li ho presi al Max Factory. Poi sempre Eurospin, questo con ossigeno attivo, devo dire che mi sto trovando davvero bene, è molto molto valido come smacchiatore. Poi detersivo per i piatti, che praticamente l'ho finito, e questo è quando è per la tua casa, questo l'ho preso al Max Factory, scusate. Poi per chi mi segue sull'altro social avete sicuramente già visto che ho fatto un video di questi due prodotti che li metto a confronto, uno della Cif e l'altro questo qui della Sutter o Sutter, non so come si chiama, un brand che non ho mai visto, e niente, questi qua li ho presi al Max Factory. Se voi li avete già provati, questo sì, perché l'ho usato anche l'anno scorso, fantastico. E anche questo, avendo fatto appunto il video sull'altro social, devo dire che non è niente male, sono assolutamente promossi tutti e due. Poi il Cif, questo qui per pulire. Igiene personale, ho preso due di questi della... aspettate che intanto cerco l'altro. Ecco, ho preso questi qua della Vidal, scusate, questo qua se mi mette a fuoco, vediamo se ce la fa, eccolo qui, idrata e purifica, questo qui è stile acqua micellare, mentre questo è esotico, eccolo qua. Poi ho preso per il WC due di questi, ovvero disinfettante Total Action WC Gel, disinfettante alla lavanda, mentre questo è al pino, e questo io lo uso tutti e due anche per pulire la doccia, viene fuori una meraviglia, soprattutto la parte dove ci sono le gocce oppure dove c'è tanto calcare. Io una volta al mese, non lo faccio spesso, lo uso per appunto pulire la doccia, ma anche lo scolapiatti del lavandino dove si ripongono appunto tutte le cose che si lavano. Devo dire che è veramente eccezionale. Poi ho preso il sale appunto per la lavastoviglie perché l'avevo finito, sale purissimo,
questo della mucchina, additivo bucato igienizzante. Anche questo non l'ho mai provato e poi più avanti magari farò un video inerente al bucato e vi farò sapere come mi sono trovata. Poi, vabbè, la mia bambina voleva la bomba da bagno e quindi le ho presa una. E per finire, no, scherzavo, allora ho preso due spugne, la mia bambina me le ha già aperte. Comunque la confezione è questa e sono ottime queste spugne, sono veramente ottime, vanno a togliere perfettamente le cellule morte e vi lasciano una pelle super super morbida, e le spugne sono queste, ne ho prese due, sono uguali, e queste le ho presi al Max Factory, anche questo, questo e questo e la bomba da bagno. E per finire all'Eurospin ho preso, pesa tantissimo, candeggina delicata da 4 litri, era in super offerta, quindi non potevo farmela scappare, visto che con i ragazzi praticamente veramente bisogna usarlo tantissimo. E niente, questo finalmente ho fatto scorta di prodotti, perché avevo finito praticamente tutto, non avevo più niente sia per l'igiene personale che per la casa. E niente, fatemi sapere voi dove andate a comprare i prodotti per l'igiene sia della casa che personale, fatemi sapere qua sotto tramite commento che cosa ne pensate, appunto quali sono i vostri prodotti preferiti con la quale vi trovate meglio a pulire. E niente, noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo video, sempre qui su Casa e Dispensa. Ciao!